Paura all'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna. Sonny Colbrelli, 31enne corridore della Bahrain Victorious, ha accusato un malore una volta tagliato il traguardo secondo alle spalle del vincitore Michael Matthews ed è stato subito soccorso, con tanto di massaggio cardiaco. L'azzurro, vincitore lo scorso ottobre della Parigi-Roubaix, sarebbe stato vittima di un collasso e sarebbe stato poi trasportato all'ospedale di Barcellona, una volta tornato cosciente. In precedenza, Michael Matthews si era aggiudicato la prima tappa, Sainte-Félie-de-Guixols, 171 km, regolando il gruppo in volata. Gli italiani hanno provato a rendersi protagonisti nel finale con Masnada che ha cercato di lanciare il giovane Bajoli, quinto posto, e con lo stesso Colbrelli che allo sprint ha chiuso al secondo posto. Terza posizione per il francese Packer. Per la Bige Exchange quarto successo stagionale dopo la doppietta di Groenewegen al Saut du Tour e il successo di tappa di Simon Yates alla Parigi-Nizza. Matthews leader della corsa con 4 secondi su Nizzolo. Domani seconda tappa dall'Escala a Perpignan per 202 km.